Nuovi ambienti, servizi e attrezzature di ultima generazione, un grosso salto di qualità e modernità nell'assistenza a chi ha bisogno. Nasce il Centro Polifunzionale Arts Medica Valdarno. E siamo particolarmente contenti perché oggi si chiude un cerchio che è iniziato 4 anni fa, con tanti sacrifici da parte nostra, un investimento importante, e noi abbiamo cercato di dare alla comunità del Valdarno tutto e anche oltre un servizio unico che dovrà fare in modo che il Valdarno diventi un fiore all'occhiello, perché ci sono tante attività anche uniche che noi nel nostro intento attireranno tantissime persone non solo dal Valdarno ma anche dalle città limitrofe. Quindi noi speriamo veramente che questo diventi un polo attrattivo, diciamo, e quindi siamo molto contenti di questo. La struttura offrirà studi per visite specialistiche, laboratori di analisi, farmacia e studio dentistico. Replicheremo quello che già facciamo da moltissimi anni nel vecchio centro con l'aggiunta di servizi assolutamente esclusivi come l'endoscopia digestiva. Sarà il primo servizio privato del Valdarno che verrà inizializzato nel territorio. Faremo un servizio di diagnostica pesante ginecologica con isteroscopie e tutte quelle pratiche connesse a questa pratica specialistica. Faremo altresì collaboreremo con un centro di inseminazione artificiale di Barcellona. Sarà attivato anche un servizio di tricologia con le ultime novità sull'impianto e sull'implantologia dei capelli. In più implementeremo in maniera significativa l'attività che è il nostro fiore all'occhiello, che è quella della senologia. Noi siamo un polo di riferimento per la senologia a livello regionale, direi anche di più. È chiaro che la nostra attività deve essere in qualche modo supportata da una struttura chirurgica importante. E se sarà Arezzo potremo collaborare con Arezzo, se sarà Firenze collaboreremo con Firenze, collaboreremo con tutti coloro che metteranno a disposizione le loro strutture per i nostri pazienti, a cui invieremo in maniera assolutamente rapida ed efficiente, insomma.